Salve a tutti, sono Francesco Fusillo e sto realizzando questa video lezione, questo piccolo tutorial per spiegare come si collega un proiettore esterno a su di Linux Orizzonti. Allora, l'ambiente che gestisce questa funzione è in sistema, preferenze, hardware, schermi. Cliccate qua e se c'è uno schermo attaccato lo vedrete. Io per comodità mi sono messo questo bottone preferenze hardware, ripeto, schermi, tasto destro, aggiungi al pannello e ce l'ho qui. Per comodità, perché quando si collega a un proiettore, si va a fare qualche conferenza e così, è molto veloce poterlo inserire. Allora, io adesso attacco un proiettore con una presa HDMI e una riduzione VGA perché è un proiettore vecchio. Eccolo qua, l'ho attaccato e appena l'ho attaccato io lo vedo. Però molti a questo punto sono contenti perché lo vedono, però sulla parte del proiettore vedono questo monitor esteso sul proiettore e tutte le icone e i programmi da questa parte. Perché il proiettore possa proiettare quello che io vedo sul monitor, devo cliccare stessa immagine su tutti e due i monitor. Però non basta. Perché non è detto che il mio proiettore esterno supporti 1920x1080 come risoluzione. È un vecchio proiettore, è un cavallo di battaglia, io so che più di 1024x768 non sopporta. Quindi clicco questa risoluzione e come dicevo, adesso voi vedete una configurazione 4 terzi 1024x768 un po' deformata, ma so che il mio proiettore la supporta. Controllo la situazione nella configurazione schermi clonati a 1024x768. Qui ho applicato, potevo applicare a tutto il sistema così si salvava e ogni volta che attacco questo proiettore ho quella risoluzione. Ma io metto solo applica perché qualche volta con proiettori più performanti, risoluzioni più prestigiose posso ottenerle perché ci sono proiettori che supportano delle risoluzioni ben più alte e delle qualità migliori, ma con questo qui non c'è niente da fare. Quindi, una volta che un utente collega un proiettore, si deve assolutamente preoccupare di vedere se ha la stessa immagine su tutti i monitor e se non ci riesce a, se non riesce a vedere, valuti l'attenzione di migliorare l'attenzione sulle risoluzioni. Non tutti i proiettori proiettano tutto e quindi l'accoppiamento di due macchine è determinante. Specie su computer nuovi, portatili, hanno risoluzioni altissime per qualità grafiche altissime, ma i proiettori non la sopportano e quindi si rischia che non si vede niente. Quindi non c'è altro da dire. Non c'è altro da dire per poter collegare due proiettori, cioè un monitor e un proiettore. A questo punto io potrei fare tranquillamente la mia bella conferenza e lavorare finché non lo stacco. Quando lo stacco vedrò, adesso ma non lo stacco perché sennò si blocca la registrazione. Quando lo stacco il computer ritorna come prima. Ecco, non c'è altro da dire, buona sperimentazione con le vostre conferenze gestite da Sodi Linux Orizzonti. Francesco Fusillo per le guide di Sodi Linux.